ci sono dei controlli direttamente con l'ospedale, le macchine, così così. È un evento eccezionale perché ricorrono i 420 anni dalla scoperta del quadro di Mater Domini. Domani, domenica, ci sarà la giornata in cui la città intera festeggia e venera la Madonna di Mater Domini. Era il 1598, precisamente il 17 marzo. Scrive un medico dell'epoca, Daniele Geofilo Piccigallo, che nel 1605 dice la sua testimonianza di ciò che accadde nel 1598. Una donna che tornava dalla campagna si fermò in questo luogo. In mezzo ai cespugli, in mezzo alle sterpi, c'era un quadro, un'edicola della Madonna di Mater Domini. Quando si avvicinò questa donna, il quadro iniziò a sudare copiosamente. La donna corse gridando il miracolo. I primi ad accorrere furono i mesagnesi, tra questi ci fu Giulio Leucio, che non riusciva a camminare ormai da tantissimi anni. Quando si avvicinò al quadro della Madonna fu miracolato. Sempre il dottore Piccigallo racconta di un altro miracolo, quello di Sor Angela Azzolino, che era nel monastero di Santa Maria della Luce, dove adesso è il Piazza Mercato. Questa suora, costretta a letto da circa 20 anni, soltanto rivolgendo lo sguardo verso l'edicoletta che c'era un tempo, riuscì a guarire, e le suore che si accorsero di questo miracolo piansero così copiosamente da bagnare il terreno dove si trovavano. La festa di Mater Domini è la festa di primavera, una volta era la festa dei fidanzati, si racconta anche che le fidanzate regalavano le arance amare ai fidanzati, perché questa era una zona piena di giardini e dove c'erano appunto le arance, quindi c'era questa usanza che fra fidanzati ci si regalava appunto il frutto di questi alberi.
amore. Non ho dato niente, ha tirato...